Allora, buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati. Siamo qui e abbiamo l'onore di avere qua il commissario dell'ASP di Trapani, il dottor Zappalà, il nostro direttore di distretto, il dottor Fazio, e siamo qui, come abbiamo già annunciato con un comunicato ieri, per presentare questo progetto aziendale importantissimo per Pantelleria in materia di ottimizzazione e potenziamento dell'assistenza sanitaria nell'isola, nella nostra isola. Quindi questo ritengo che sia un momento importante, importantissimo, perché ci potrebbe fare quel salto di qualità che si attende da parecchi anni. Abbiamo anche per la questione, sapete benissimo, le norme Covid e la situazione che va e che il nostro commissario sicuramente ci potrà anche spiegare per il fatto quello che sta succedendo nella provincia di Trapani, che sicuramente, dottore, ci interessa tantissimo. Proprio per questo motivo stiamo cercando, cioè non abbiamo potuto invitare nessun altro, c'è però il comitato che ha organizzato Pantelleria Vuole Nascere, che ha organizzato i presidi che ci sono stati intorno all'isola. Ringrazio di essere qui, quindi che parteciperanno loro, due rappresentanti, e speriamo in streaming di arrivare a tutte le case dei nostri concittadini. Io non voglio prendere più altro tempo, lascio la parola ai nostri ospiti che potranno sicuramente dare spessore a questa giornata che ritengo sia importantissima per la nostra isola. Prego. Allora, grazie, io ringrazio veramente il sindaco Campo di questa occasione che ci dà di, diciamo, spiegare un po' alla popolazione e anche alla comunità atlantesca quali sono gli investimenti che la ASP sta mettendo in campo, che ha realizzato, che ha programmato in questo momento, così come diceva il sindaco, ovviamente, che tutti voi sapete, un momento abbastanza difficile per la pandemia. Io due parole, visto che sono stato, diciamo, anche invitato dal sindaco in tal senso, le voglio spendere prima di entrare nel merito delle questioni proprio della sanità atlantesca. Voglio spendere due parole per raccontarvi un po' che cosa sta facendo l'ASP, lo farò proprio brevemente, 3 minuti, non vi rubo di più, per fronteggiare diciamo, questa diffusione del virus nel territorio della provincia di Trapani. Noi abbiamo articolato, diciamo, le linee di intervento su 3 direttrici che sono essenziali nella lotta, diciamo, al virus. La prima linea di intervento è quella di allestire spazi di cura per i malati contagiati della provincia di Trapani. Avete letto sui giornali, avete seguito sui media. L'ASP ha realizzato 30 posti letto di degenza Covid nell'ospedale presso il presidio di Mazara del Vallo. Sta realizzando, con una prospettiva di realizzarne altri 100 nel presidio ospedaliero di Mazara. Quello che vi voglio dire qui brevemente, perché non è questo oggi il tema, però quello che voglio dire brevemente, e ci tengo a sottolinearlo, lo stiamo facendo garantendo tutte le prestazioni dei servizi sanitari non Covid. C'è la grande differenza rispetto ai mesi di marzo, aprile e maggio, quando c'è stato, diciamo, il lockdown e quando, diciamo, per necessità si sono dovute interrompere tutte le attività cliniche, eccetto quelle urgenti e indifferibili. Oggi l'impegno che ci siamo presi, sollecitati anche dalla Regione, di allestire spazi di assistenza per i pazienti Covid, per la patologia Covid, però mantenendo tutti i servizi no Covid. Questo perché sto sottolineando questo? Sembra che non c'entra niente con il tema di oggi, invece per me è molto importante, perché io sto dicendo a tutti i colleghi, ma anche a tutta la comunità, che allestire gli spazi per assistere i pazienti Covid in questo o in quel presidio dell'azienda non è un fatto localistico che riguarda solo quella comunità e quel presidio ospedaliero, ma riguarda l'intera azienda sanitaria provinciale, che è unica e che non può non funzionare per processi e per reti. Cioè, mi spiego meglio, per poter consentire a Mazara del Vallo e a Mazara e anche a Salerno, dove abbiamo allestito 10 posti, diciamo, a bassa intensità di cura per i pazienti Covid non autosufficienti, che non hanno più bisogno di essere assistiti per il Covid ma non possono tornare a casa perché non sono autosufficienti e hanno altre malattie. E, cioè, tutto ciò va visto in una logica di processo, quindi per consentire quell'assistenza io devo avere altri presidi, altre strutture, Alcamo, Trapani,
Castelvetrano, che mi garantiscono l'eccedenza, mi garantiscono, diciamo, la cura di quei pazienti che non possono essere curati, diciamo, in quei presidi, perché ovviamente io sottraggo qualche posto letto sul Marsala, se troveremo qualche posto letto alla medicina alla chirurgia, alcune attività saranno, diciamo, dirottate. Quindi quello che vuole, il significato è che un'azienda unica fatta di tanti presidi e così complessa come quella di Trapani deve necessariamente funzionare in una logica, diciamo, di rete, dove ogni presidio, ogni struttura gioca un ruolo, è un po' la metafora calcistica, quando si gioca la partita, non tutti giocano allo stesso ruolo, però tutti sono fondamentali. Quindi in termini di personale noi abbiamo adottato, diciamo, delle politiche, diciamo, di rinforzo di personale su quelle strutture dove lavoro c'è la necessità e quindi da altri presidi. Quindi io questo lo dico e ci tengo a dirlo, sono due mesi che mi sono insediato qui a Trapani e penso che sia l'aspetto più importante per uno come me che viene dall'esterno e con l'esperienza che ho io, più gestionale, più manageriale, cioè superiamo la logica di localismo. Questo lo dico a livello aziendale, poi ovviamente ogni realtà, e poi entreremo nel dettaglio, ogni realtà ha la sua specificità, ma pandemie, momenti di crisi come quello che stiamo vivendo in Italia, si possono e si devono affrontare solamente giocando un ruolo, cioè giocando come una squadra. Quindi ognuno gioca un ruolo e non tutti giocano lo stesso ruolo, ma tutti sono fondamentali. Detto questo, perché ho fatto questa premessa? Perché la curva epidemica sta crescendo, non sta crescendo in maniera ancora esponenziale. Le risposte che abbiamo messo in piedi come azienda, io penso sono proporzionate e sono sufficienti al momento rispetto all'evoluzione epidemica nella provincia. Considerate che ieri noi avevamo 677 contagiati nella provincia di Trapani, solamente il 22 settembre erano 292 contagiati nella provincia di Trapani. Quindi c'è una crescita, è indubbio che ci sia una crescita, ma la crescita non è così esponenziale, diciamo, come quindi siamo, in questo momento stiamo dando delle risposte secondo me proporzionali. C'è un fatto positivo dal mio punto di vista, che le terapie intensive sono meno utilizzate rispetto ai mesi, almeno questa è la percezione che io ho, avendo avuto un'esperienza anche in altre regioni. Io sono stato gli ultimi, diciamo, 4 anni e mezzo in Abruzzo, dove, diciamo, la onda pandemica è stata molto più rilevante rispetto alla Sicilia, e devo dire che rispetto ai mesi di marzo ed aprile la percezione che io ho, spero di non essere smentito, è che le terapie intensive sono meno utilizzate rispetto a quei mesi lì. I clinici e gli esperti danno, diciamo, una giustificazione a questo per due ordini di motivi. Il primo ordine motivo è che il servizio sanitario nazionale è diventato più efficiente e più efficace ad individuare i nuovi contagiati, quindi individuiamo prima le persone contagiate, quindi in una fase di malattia ancora precoce, ancora non, diciamo, che si è evoluta in senso negativo. E poi l'altro aspetto, ovviamente, che pur essendo una malattia per molti versi sconosciuta, però alcuni protocolli terapeutici, alcuni protocolli, diciamo, terapeutici di intervento ormai sono definiti, quindi ci sono trattamenti più efficaci rispetto a qualche mese fa. Quindi questo è un aspetto positivo. Arriviamo all'ospedale Pantesca, alla sanità Pantesca, che devo dire è una sanità che io ho trovato, almeno anche qui la percezione, se scusate sono un po' afono, spero che si senta. La percezione che ho avuto è ovviamente l'isola è un territorio che ha delle caratteristiche legate, diciamo, proprio al fatto di essere un'isola. Noi abbiamo fatto, però io vorrei subito dire e rassicurare il sindaco, lui lo sa perché privatamente gliel'ho provato anche, diciamo, a comunicare, noi abbiamo messo in campo tutta una serie di investimenti. Gli investimenti riguardano sia l'aspetto infrastrutturale, strutturale e tecnologico, ma anche l'aspetto organizzativo, con tutte le difficoltà legate al momento. Questo io, scusate, lo sottolineo, perché una cosa è gestire la sanità in un periodo di pace, altra cosa è gestire la sanità in un periodo come questo, in cui tutte le aziende sanitarie sono sottoposte a uno sforzo organizzativo, a uno stress organizzativo senza precedenti. Quindi questo non lo dico come una giustificazione nei ritardi o nelle cose, però uno deve anche calare, secondo me, anche per dare il giusto merito o demerito ai colleghi, alle persone che lavorano e alle persone che operano la sanità. Bisogna anche considerare che questo è un momento molto molto particolare. Soprattutto
per una sanità come la nostra, diciamo trapanese, dove carenze strutturali di organico ci sono indipendentemente dalla volontà di chi gestisce. Io non dico, diciamo, non svelo nessun segreto dicendo che ci sono alcune figure mediche di cui l'azienda è carente, nel senso non riusciamo a reclutarle. È ovvio che in un sistema formativo che produce meno medici di quelli di cui il sistema avrebbe bisogno, uno si deve interrogare perché un giovane medico dovrebbe venire a lavorare e a investire la propria carriera professionale nella provincia di Trapani. Bellissima provincia, bellissime persone, bellissimo tutto, ma se noi non riusciamo, e questa è la responsabilità più, diciamo, di amministra, quindi la responsabilità, dico, più rivolta a me ovviamente, ma se non riusciamo a rendere attrattive queste strutture, non avremo mai in una situazione di carenza di personale medico generalizzato italiano. Un giovane medico va in un policlinico, va in una realtà in cui c'è una prospettiva, in cui ci sono tecnologie, in cui c'è un percorso di crescita professionale. Allora qui la responsabilità è, diciamo, di chi dirige, e noi delle idee ce l'abbiamo, già abbiamo iniziato, Covid permettendo, diciamo, a gettare dei semi in modo tale da rendere più attrattive queste strutture e farle rendere più attrattive agli occhi di chi potrebbe venire a lavorare qua. Torniamo alla sanità pantese. Ospedale, investimenti, vado subito, diciamo, un po' dunque. Noi stiamo facendo tutta una serie di interventi sulla struttura ospedaliera, io parlo dell'ospedale, e noi stiamo facendo delle opere di manutenzione sulla parte di camera calda del pronto soccorso, che era, diciamo, necessitava degli interventi di manutenzione. E ancora non si vede il cantiere, lo dico subito, ma i lavori sono stati contrattualizzati e affidato il cantiere, l'azienda che fa le opere, sta facendo le opere propedeutiche, comunque a 180 giorni di tempo per completare le opere. Abbiamo acquistato una nuova TAC, perché l'ospedale aveva una TAC di vecchissima generazione, e anche qui la TAC è già stata acquistata ed è disponibile. Il problema è che per installare quella nuova dobbiamo disattivare quella vecchia, e quindi, poiché non possiamo lasciare l'ospedale senza TAC, abbiamo proceduto ad affittare un mezzo mobile con una TAC. Il tema pure qui è che, essendo il periodo di Covid, questi mezzi mobili con le TAC sono, diciamo, molto pochi e molto difficili reperibili sul mercato, non sono reperibili facilmente sul mercato, e la TAC arriverà in un giro di 20 giorni, arriverà questa TAC mobile, in maniera tale che ci consenta poi da staccare la TAC attuale e sostituire con la TAC. Quindi abbiamo acquistato un ecografo, diciamo, che consente di far già acquistato, installato e collaudato un ecografo per la parte morfologica, quindi l'ospedale, diciamo, tutto il percorso ostetrico, fino ovviamente del tema del punto nascita, che so che è un punto, diciamo, che mi è stato sollecitato più volte, anche prima che io prendessi servizio, quindi so che qui ci sono degli esponenti del comitato, quindi lo so che è un tema, diciamo, molto, molto sentito, del resto non solo a Pantelleria, è un tema sentito un po' in tutta Italia, in tutti i centri, la mia esperienza non sa dire questo, e quindi abbiamo realizzato tutta una serie di investimenti sull'ospedale, perché l'ospedale, diciamo, deve essere mantenuto a un livello di efficienza tale, e io devo dire, lo posso dire, che l'ospedale dal punto di vista infrastrutturale e tecnologico mi pare che sia un buon livello, anzi sicuramente un livello più che adeguato a quello che è la necessità di assistenziale locale. Poi noi abbiamo elaborato, anche qui abbiamo elaborato sulla, stimolati in questo dal Dipartimento regionale, dall'assessore Razza, ma anche dall'assessore Durano, dall'onorevole Curto, cioè da tutti i politici un po' del territorio, che su questo hanno giocato un ruolo, ovviamente di pungolo anche nei miei confronti, e il sindaco ovviamente, cioè il sindaco che rappresenta la comunità, abbiamo stilato un piano con i miei colleghi, in particolare ringrazio Alberto Fazio, che veramente sull'isola rappresenta un punto di riferimento sia per l'azienda ma sia, penso, anche per la comunità locale. Abbiamo stilato un piano di potenziamento sulla parte organizzativa, che è la parte più critica. La parte organizzativa è la parte più critica per tutti i motivi che vi dicevo prima, sia perché c'è una carenza strutturale di figure mediche
anche lì, anche in provincia di Trapani, cioè sull'isola, cioè abbiamo diciamo, gravi carenze, sia sulla parte diciamo, di comparto, cosiddetto comparto, delle figure non mediche, personale infermieristico e quant'altro. Abbiamo a metà settembre abbiamo fatto un interpello, nel gergo amministrativo si chiama interpello, cioè un avviso interno ai dipendenti dell'azienda sanitaria chiedendo se ci fosse qualcuno che volesse venire in pianta stabile a lavorare a Pantelleria. Devo dire, io ero un po' scettico, abbiamo trovato un chirurgo, questo lo dico, abbiamo ricevuto la disponibilità di un chirurgo che oggi lavora in uno dei presidi ospedalieri della provincia e di alcuni infermieri, due sicuramente, probabilmente ci saranno anche altri infermieri che noi riusciremo a mandare nelle prossime settimane in pianta stabile. Questo secondo me è una grande, diciamo, un grande risultato, anche perché voi dovete considerare che l'azienda sostiene un costo enorme per poter diciamo, garantire le figure mediche, le figure infermieristiche di personale. Diciamo a supporto delle poche figure che ci sono qui in pianta stabile, cioè nel senso che noi mandiamo a rotazione e a supporto del personale che è in pianta stabile, dell'organico a Pantelleria, mandiamo a rotazione tutta una serie di figure mediche e non mediche, che ovviamente queste comportano un costo enorme per l'azienda e per la collettività. Quindi se riusciamo a individuare persone, professionisti che sono disponibili a venire proprio a lavorare in pianta stabile qui, per noi facciamo sicuramente una buona atto di amministrazione perché disponiamo risorse, ma soprattutto creiamo anche i presupposti per investire persone che vogliono investire nella propria vita sull'isola, quindi questo penso sia importante. Poi c'è tutto il tempo, poi io ovviamente mi sottopongo alle domande, sto andando senza una traccia scritta, sì. Mi scuserete se sono anche un po', diciamo, e non c'è una linea di tempo quello che dico. Però poi c'è tutta la parte che riguarda diciamo, tutta la parte di specialistica ambulatoriale e territoriale. Noi abbiamo appunto redatto questo piano che prevede una serie come si può dire, di innesti e di potenziamento di alcune specialità mediche sul territorio. Devo dire che nei mesi scorsi abbiamo avuto l'introduzione della chirurgia vascolare, se volete entriamo nel merito delle cose. Abbiamo avuto l'introduzione della chirurgia vascolare con 3 ore a settimana, mi pare, 3 ore a settimana. Questo ha consentito di ridurre di molto le liste d'attesa che avevamo sull'isola per quanto riguarda gli ecocolodop, cioè le ecografie dei vasi. E abbiamo, proprio per rispondere a un'esigenza specifica del territorio, abbiamo attivato e dal 1° novembre ci sarà in pianta stabile 6 ore di oncologia sul territorio. Avremo un medico oncologo 6 ore settimanali sul territorio. Quindi stiamo cercando e abbiamo stilato un piano e un programma, devo dire, molto molto ambizioso. Se voi poi avrete il modo di vederlo, se volete lo commentiamo nel dettaglio, devo dire che la Regione, a stralcio del piano dei fabbisogni dell'azienda, ci ha già autorizzato e già diciamo, è anche stimolato a evadere le procedure di reclutamento del piano dei fabbisogni del personale sanitario dell'isola. Quindi abbiamo stilato un piano già approvato dalla Regione che prevede, se volete ve lo illustro molto brevemente, che prevede sostanzialmente, allora, prevede l'inserimento di 3 medici per quanto riguarda la medicina d'urgenza del pronto soccorso, 2 medici chirurghi, di cui uno, ve lo accennavo prima, l'abbiamo già trovato, quindi siamo fortunati, 5 medici di medicina di lungo degenza e riabilitazione, un medico per l'emodialisi, ovviamente Pantelleria essendo una meta, un posto bellissimo, una meta turistica bellissima, ovviamente ha il problema, come tutti i posti turistici, io purtroppo sono così. Scusi, allora io qua ho, dico per tutti quelli che scrivono che non si sente, io qua ho le cuffie e sono collegato, è chiaro non si sente fortissimo, ma se mettete le cuffie si sente, perché io lo sento col mio telefono, quindi è chiaro, certo non c'è il volume massimo,
però se mettete le cuffie lo sentite. Chiedo scusa al sindaco, chiedo scusa a tutti voi, generalmente mi dicono con un tono di voce molto alto, probabilmente sto parlando troppo ultimamente, sono diventato un po' afono, quindi mi chiedo scusa. Allora cercherò di alzare, quindi dicevamo, c'è tutto questo piano operativo già approvato dalla regione che prevede il reclutamento da parte dell'azienda in pianta stabile di alcune figure mediche, anzi di tante figure mediche, qui c'è, io ho nel piano tutto l'elenco. Stavamo parlando dell'emodialisi, dove sull'isola c'è questo servizio ambulatoriale di emodialisi che funziona molto bene, ma ovviamente essendo una meta turistica e l'estate venendo qui sull'isola, i 7.700 abitanti penso che durante l'estate diventino più di 50.000, immagino, perché è un'isola così bella. Quindi siccome la dialisi purtroppo è un tema sanitario molto diffuso, noi abbiamo bisogno di potenziare questo servizio. Poi abbiamo previsto il reclutamento di un medico ortopedico, abbiamo previsto l'attivazione di tutto l'organico per quanto riguarda la camera iperbarica al servizio di anestesia, abbiamo previsto anche il reclutamento di due medici oncologi ospedalieri e ci sono tutta una serie di figure, se volete, comunque poi diamo più ampia diffusione. Per quanto riguarda il territorio invece, nella pagina seguente noi abbiamo fatto un po' la rilevazione dei fabbisogni e sicuramente noi puntiamo a potenziare sia il consultorio familiare, sia il SERD, il servizio per le dipendenze. Voi sapete che le dipendenze, purtroppo anche l'isola penso sia un fenomeno sociale un po' diffuso, sanitario e sociale diffuso, non solo dipendenze da droghe, da sostanze, ma anche dipendenze da ludopatie e quant'altro, tutte le forme di dipendenze. In particolare è prevista la costituzione di un team fatto da un medico specialista, un infermiere, un OSS, un assistente sociale e uno psicologo. Abbiamo e poi ci sono tutta una serie di ore di specialistica ambulatoriale che abbiamo messo in programma, che riguarda l'endocrinologia, la reumatologia, la pneumologia, l'urologia, la chirurgia vascolare con altre 3 ore settimanali oltre quelle che abbiamo già attivato, l'oncologia medica, la geriatria. Per quanto riguarda poi le tecnologie sanitarie, c'è un piano, un programma di ulteriore potenziamento, alcune cose le abbiamo fatte, come ho detto, arriverà la TAC, è arrivato già l'ecografo morfologico, ci sono previste altre apparecchiature, altri ecografi, soprattutto per gli ambulatori distrettuali. Quello che io posso dire in conclusione, poi mi fermo per ogni dettaglio e per ogni domanda e sollecitazione, quello che volevo trasmettere in questo incontro di questa mattina e rassicurare anche il sindaco, che ovviamente quotidianamente mi sollecita in questo, è che l'azienda, la regione, ma anche l'azienda ovviamente sta investendo sulla sanità pantesca con tutti i problemi legati al momento. Il tema è solamente questo: il programma c'è, il piano di azione c'è, noi l'abbiamo immaginato, molte cose l'abbiamo avviate, alcune l'abbiamo fatte, tutte queste figure professionali che vi ho detto che dobbiamo reclutare, cercheremo di velocizzare il più possibile le procedure burocratiche, le procedure amministrative per reclutare questo personale. E quindi ecco, l'azienda sulla sanità pantesca, non lo dico per cattazio e benevolenza, lo dico perché i fatti dicono questo. Questi sono tutti atti approvati formalmente, quindi sono atti sui quali anche la mia responsabilità si misura, cioè non è che stiamo facendo delle dichiarazioni, quindi sì, questo. No, io intanto, dottor Zappalà, io la ringrazio perché ho avuto modo di vedere questo progetto, sicuramente pieno di contenuti, che è la cosa più importante. Si parla finalmente non solo di, abbiamo assistito, c'era anche il dottore Fazio, qualche giorno fa c'è stato il tavolo tecnico alle Isole Minori, lì non si è parlato sicuramente di contenuti, ma sempre di un'idea di miglioramento della sanità delle isole, che sicuramente ci sta, perché dobbiamo anche dire questo. Però in realtà con questo progetto noi andiamo
a riempire queste caselle, a riempire queste cose. È chiaro, io dico una risposta veloce a questo. Tutto quello che viene indicato qua è chiaro che richiede del tempo, che non si può fare domani. Però ho visto, andando, magari questo il dottore Fazio ci può aiutare in questo, ho visto per esempio che una risposta veloce si potrebbe dare con quelle che io comunque al tavolo tecnico avevo detto, tipo le prestazioni aggiuntive, magari pensare a qualche medico che baratta volentieri, chiaramente deve essere pagato, le proprie ferie, col fatto di venire sull'isola di Pantelleria e poter dare le proprie prestazioni. Quindi volevo capire se questa cosa, l'intervento pure al dottor Zappalardi, se è una cosa che, perché questa sarebbe una risposta subito, immediata. No, sì, scusate, nella mia esposizione, diciamo, anzi ringrazio il sindaco di nuovo per questa sollecitazione. Ovviamente noi siamo consapevoli che ci vorrà del tempo per realizzare, come diceva il sindaco, tutto questo reclutamento di personale con tutte le difficoltà del momento. E io rassicuro il sindaco, ovviamente noi dobbiamo da subito garantire i livelli essenziali di assistenza nell'isola, dobbiamo garantire i servizi e le strutture clinico-diagnostiche. Quindi già oggi lo facciamo il programma di incentivazione, ma nel progetto abbiamo previsto proprio di aumentare le ore di tutti gli istituti contrattuali che i contratti di lavoro ci consentono. Quindi aumenteremo i monti di straordinario, aumenteremo il progetto di incentivazione del personale, quindi ci sono incentivazione vuol dire prestazioni aggiuntive. Per chi ci ascolta, diciamo, sui social, incentivazione vuol dire usare degli strumenti contrattuali che sono previsti dai contratti per gestire situazioni straordinarie. Perché ovviamente queste prestazioni aggiuntive non è che uno le può mettere, diciamo, come per sempre in maniera stabile, perché ovviamente un'ora in prestazioni aggiuntive costa all'azienda e alla collettività 4 volte un'ora, diciamo, di lavoro ordinario. Quindi noi dobbiamo ovviamente accelerare, questo è un incentivo ulteriore per le aziende, a accelerare le procedure di reclutamento del personale, perché più tempo sto in prestazioni aggiuntive, più anche mi espongo, diciamo, a una gestione, diciamo, un po' troppo. Quindi noi l'abbiamo previsto e lo facciamo e lo potenzieremo. Io non ho dato cifre, però una cifra ve la do. Sul personale noi abbiamo messo per finanziare questo progetto circa 500.000 euro, che non è una, perché non sono poche risorse, sono tante risorse, solo per il personale, su tutte queste incentivazioni, con tutte queste, diciamo, istituti contrattuali. Abbiamo previsto questa cifra, che è una cifra rilevante, che si va ad aggiungere agli importi che abbiamo già speso sulla parte infrastrutturale per l'ospedale, e quindi sicuramente sì, per rispondere alla domanda, da subito partiremo con tutti questi istituti contrattuali, perché noi non possiamo permetterci di stare sotto i LEA, stare sotto i livelli essenziali di assistenza o non garantire. Però l'obiettivo deve essere quello di incrementare gli organici. Esatto. Io comprendo, sì, io comprendo che incrementare gli organici non sarà sicuramente una cosa semplice. Questa è la sfida. Non so se il decreto semplificazione anche sulla sanità può essere sulla parte infrastrutturale. Su quello dobbiamo seguire chiaramente tutto il percorso, e sicuramente non è una cosa che si farà dall'oggi al domani. Però che ci siano subito, noi abbiamo una grossa garanzia, non perché è qui il dottore Fazio, ma sono sicuro che se lasciamo seguire queste cose al dottore Fazio, io penso che l'azienda non spenderà di più di quello che effettivamente serve sull'isola, e credo che il dottore Fazio su questo sia molto diligente. Un'altra cosa che mi viene da chiedere, è una cosa che comunque possiamo dare risposta subito. Noi abbiamo, è arrivato l'ecografo, ok? L'ecografo mi è stato detto fino a ieri
che ancora non è effettivamente operativo. Volevo capire se effettivamente questa è una cosa che corrisponde al vero, se magari... L'ecografo, scusa, rispondo io perché io... perché io sono venuto, io sono abituato a vederle le cose da vivo e non affidarmi, anche perché io vengo da un'esperienza professionale di ospedale, nel senso che ho vissuto, è la prima volta nel mio percorso professionale che ho l'ufficio fuori da un ospedale, vede la direzione dell'ASP, è un ufficio di uffici amministrativi. Invece nelle mie precedenti esperienze ho vissuto dentro gli ospedali e ho cercato di risolvere i problemi tecnici. Allora, l'ecografo c'è ed è stato collaudato. Il tema, io parlavo lì, serve il nostro personale che lo metta in esercizio. Certo. E quindi lo strumento funziona. È collaudato. Quindi. Allora il problema non c'è, che lo strumento funziona. Con il dottor Clemente ci sentiamo spesso e quando c'è esigenza. Sì. Lui chiaramente fa l'ordine di servizio per chi deve fare la morfologica, sì. Perché prima c'era la scusa dello strumento. Perché io chiedo scusa anche pubblicamente al sindaco perché gli avevo dato una data di consegna che lui ha rimarcato in una. Però il sindaco non si ricorda che gliel'avevo detto, che mi avevano comunicato quella mattina che sarebbe arrivato il 30 settembre. Consenta sindaco di scherzare anche, no? Quindi l'ecografo è arrivato qui il 30 settembre o il 1 ottobre o il 30 settembre o ottobre, e io l'ho visto fisicamente in reparto, montato, quindi levato, e questo 10 giorni fa quando sono venuto l'altra volta, e l'ho visto anche acceso, quindi ora se è stato messo nella pratica clinica ordinaria lo verifico subito, se ci sono problemi di tipo di processi interni. Ma sei stato collaudato per quello? Collaudato una volta che sta nel reparto, anche perché se venisse un controllo, io come collaudato di reparto e non collaudato c'è qualcosa che certamente, quindi questo. Poi invece l'altra domanda che pongo sempre sulla la questione TAC. Quindi la TAC è qua già sul posto da un po' di tempo. I lavori dovevano iniziare e poi comunque non sono iniziati. Volevo capire se effettivamente se sono iniziati, se stanno... Allora, prima forse mi sono spiegato male, non mi sono spiegato in maniera troppo chiara, lo ammetto, sono stato molto velocemente. Allora, uno degli investimenti in tecnologie che abbiamo realizzato è la sostituzione di questa TAC dell'ospedale. Voi se volete che c'è l'evoluzione tecnologica porta ormai a degli strumenti molto più moderni che consentono degli esami più veloci e soprattutto con meno radiazioni per paziente, quindi più sicuri anche per paziente, perché le TAC di 15 anni fa o di 20 anni fa, come la TAC che era installata qui a Pantelleria, erano strumenti che davano una dose di radiazioni molto molto più alta rispetto alle macchine. Allora, l'azienda ha acquistato e già sta sul posto una TAC da 64 slice, si chiama 64 immagini per minuto, e questa TAC però per essere montata ovviamente va disattivata quella esistente, ma siccome noi un ospedale senza TAC non lo possiamo lasciare neanche per il tempo tecnico che sarà, avrà bisogno di una, questo lavoro tra smontaggio e montaggio di quella nuova e messa in esercizio richiede comunque almeno un mese, perché non è, si tratta solo di levare, bisogna fare dei lavori di adeguamento interno, perché le macchine nuove hanno bisogno di un ambiente con protezioni diverse. Io non posso lasciare l'ospedale sguarnito per un mese senza TAC, quindi la soluzione che abbiamo trovato era l'unica possibile, cioè quella di affittare per il periodo necessario, per il periodo strettamente necessario alla sostituzione, una TAC mobile. Ora la TAC mobile, scusate se entro nel dettaglio perché sennò le cose non si capiscono, sembra sempre che uno c'ha. Infatti. In Italia di aziende che affittano TAC su camion, su cure mobili, ce ne sono due, non è che ce ne siano tante, due, senza fare i nomi, qui non mi interessa, ce ne sono due. Queste due aziende sono in questa fase pandemica, siccome per tutti gli ospedali Covid d'Italia hanno bisogno di dedicare TAC dedicate ai pazienti contagiati rispetto a quelle guide della democrazia, non si trovano. Noi siamo stati in grado invece di trovare una TAC che però ci verrà consegnata non prima della fine tra il 15 e il 20 novembre, così ci dice la ditta. Quindi noi dal 15 al 20 novembre avremo una TAC mobile, mettiamo in funzione quella, disattiviamo quella dentro l'ospedale,
facciamo la sostituzione e poi finirà. Il tutto dovrebbe finire entro, sicuramente entro il Natale, questo è il nostro obiettivo. Ora, però vede questa cosa, io scusi se la interrompo. Completo, perché la domanda è, dice, ma i lavori sono iniziati? Sì, i lavori sono iniziati per la DAC, perché quando io l'ho detto che erano iniziati, sono iniziati dei lavori che non si vedono esternamente, ma internamente tutte le attività propedeutiche a fare questo, già sono, noi ci stiamo avvantaggiando nel cantiere, però fino a quando non arriva fisicamente la DAC mobile qua, noi non riusciamo, la gente dice, ma ancora la DAC non... La DAC è un elemento qualificante ma anche critico in questo momento per lo sport. Ok, però vede, non è polemica questa, però le informazioni, così come lei ce le ha date adesso, sono informazioni chiare che non lasciano spazio ad altre cose. Invece il messaggio che passava era quello che i lavori non iniziano, sono ritardate, quindi mi prendo anche io la colpa di tutto, però la motivazione è una motivazione importante, se non c'è l'attacco mobile non si può fare quello, quindi va bene, quindi noi attendiamo, tanto ce l'avevamo già detti entro fine anno, c'era il 7 dicembre se non ricordo male, sì, che era la data di corso, sì, lo scritto, l'ho anche firmato, però diciamo, però... anche se va più avanti, l'importante è che questa cosa finisce e che Pantelleria non resta sguarnita, perfetto. No, io ecco, chiedo scusa veramente al sindaco, ma a tutti, forse questo difetto di comunicazione, ma veramente mi dovete... Cioè, no, dovete no, fare, no. Io adesso non voglio dire che... Ma siamo in una fase veramente di... Sì. Però questa è la situazione. Ovviamente noi stiamo sollecitando questa azienda a fornirci questa DAC sul camion. Sarà poi un camion molto grande, siamo servizio tecnico. Poi detta così sembra tutto semplice, ma queste tacche mobili hanno bisogno ovviamente di tutti gli aspetti tecnici, le utenze, l'energia elettrica particolare, cioè c'è un lavoro che si sta facendo e che è propedeutico a tutto. Perfetto. Ciò. Perfetto. L'altra domanda, io mi fermo sulle attrezzature, perché le attrezzature comunque sono poi propedeutiche affinché il medico che deve lavorare chiaramente deve essere fornito di tutto, quasi tutto, in maniera tale, perché il fine essenziale, il fine che noi ci siamo imposti come amministrazione, io l'ho segnato anche nel mio programma elettorale, la questione ospedale, la questione sanità pantesca, andando a prendere un progetto ASPI che abbiamo parlato l'altro giorno, che era un progetto chiaramente che non aveva contenuti, era un progetto solo di tutto, una serie di cose, ma in realtà mancava di contenuti. Questi sono i contenuti e su questo ne sono contento. Andiamo di nuovo all'attrezzatura, colonna laparoscopica, che penso che sia per Pantelleria anche un qualcosa di importante, perché la colonna laparoscopica consentirà al chirurgo, ai chirurghi, a chi comunque ci sarà, di poter operare e di nuovo di non per me fare in modo che il nostro concittadino rimanga sull'isola e possa avere gli interventi, quelli che si potranno fare chiaramente sull'isola e non più andare via da Pantelleria. Quindi volevo sapere se aveva informazioni, aggiornamenti sulla colonna laparoscopica. Sì, come diceva il sindaco correttamente, noi stiamo potenziando l'attività chirurgica, intendiamo sindaco, potenziare l'attività chirurgica sia affiancando il chirurgo valido che oggi c'è, cioè, in pianta organica, devo dire che è anche un mio concittadino da Roma ed è una persona professionalmente che ha fatto questa scelta di vivere qua e devo dire che ho trovato un valido professionista, sì, una persona molto che si è integrata molto molto bene con me. Lo affiancheremo con quest'altro chirurgo che io volutamente non dico dove oggi opera, nel palato presidio della provincia opera, perché non voglio che si crei subito un effetto contrario, uguale al contrario. Però noi lo affiancheremo, lui lo sa già, lo affiancheremo con un altro chirurgo che penso nel più breve tempo possibile e poi, come diceva il sindaco, ovviamente ci siamo impegnati ad acquistare questa colonna laparoscopica perché questi chirurghi sono in grado di fare, diciamo, chirurgia laparoscopica, quindi la procedura è, diciamo, già buona, diciamo, già, penso che sia già aggiudicata, adesso io non mi ricordo se si debbono riunire perché già ha superato l'Urega, tutta la prima parte dell'Urega. Ecco, però già è stata deliberata e cosa che si devono vedere per la giudicazione.
e poi usiamo il decreto sì, semplificazione. Sì, no, usiamo, usiamo. No, no, adesso io verificherò con i responsabili della parte approvvigionamento dell'azienda a che punto sta la procedura. Io avevo chiesto questa cosa una decina di giorni fa, mi hanno detto che già era una fase le offerte arrivate, quindi si tratta solo di concludere la procedura. La procedura, va bene, sì. Io adesso non riesco qui, ma glielo farò sapere sì, sindaco sì, i tempi, mi prenderò l'impegno. Ok, questo è importante, l'importante che già è passato lui, che quella è, no, no, è importantissima. No, no, va bene, va bene. Ok, allora poi per quanto riguarda l'attrezzatura mi sembra che sì, noi abbiamo questo messo, sì, nel piano abbiamo messo un impianto di osmosi per la dialisi, il discorso che facevamo prima, sì, il potenziamento della emodialisi aziendale. Perché oltre all'organico di personale dobbiamo prevedere anche... Volevo avere poi conferma se l'ecografo che è nel reparto è andato al consultorio o ancora questa operazione... Sono arrivato io. Ok, non però... Verificherò. Va bene, va bene. Però questo è quello che ci eravamo detti. Okay, va bene. Va bene, poi c'è anche l'ecocolor Doppler, questo è anche in una... Questo l'abbiamo messo nel piano degli investimenti aziendali, questo però è ancora la procedura deve partire, lo faremo. Okay. Anzi, con questo chirurgia vascolare che abbiamo, questa professionista, adesso questo diventa importante. Ok, allora io stavo guardando il piano operativo, che è sicuramente quello che ci interessa. Volevo anche dire a chi ci segue, a chi ci riesce a sentire che effettivamente quello che c'è scritto qua, che vorrei eventualmente che si desse lettura, magari in maniera forte, lo facciamo fare al dottore Fazio, così partecipa anche lui, perché effettivamente il cambio sarebbe veramente pazzesco, quindi di ritornare veramente ad avere un ospedale, ma anche chiaramente il territorio, perché il connubio territorio-ospedale deve essere fondamentale, fondamentale, però veramente importante. Quindi se ci può spiegare quel dottore con la voce forte, perché è quella che mi ci interessa, sì sì sì. Perché veramente ce ne sono tanti. E allora grazie a te, grazie al direttore, grazie al sindaco che mi è molto fastidio. Allora il progetto è un progetto diciamo noi di largo respiro, è un progetto di largo respiro. Non è uno scherzo, come ha detto il sindaco, è pieno di contenuti, anche perché nei vecchi progetti, come diceva giustamente il sindaco, erano delle cose buttate lì, c'è bisogno di un luogo, punto. Come c'è tutta la procedura, il percorso per reclutare un luogo, quello che deve fare. Allora, il progetto è un progetto tecnico, che non è solo questa parte che ha descritto il sindaco del personale, ma è un progetto dove vengono stabiliti anche i percorsi, perché è fondamentale, cioè non c'è bisogno solo del ruolo che poi cosa deve andare a fare. In questo progetto c'è scritto come debbono funzionare, vengono individuate le responsabilità, vengono individuate gli obiettivi, perché è chiaro che se io porto una colonna e poi la colonna non si fa funzionare, allora lì casca la cosa. E quindi diceva bene sia il mio direttore sia il sindaco, cioè, il discorso comincia a diventare una cosa abbastanza pesante e delicata per la sanità. È chiaro che questo è un progetto, sindaco, che è calato sulla nostra realtà, che conosco molto bene, quindi sui bisogni di salute. È chiaro che questo progetto, che è un progetto strutturato, è un progetto che tiene conto, ripeto, l'ennesima volta, di quelle che sono le bisogni di salute della nostra isola. Perché qua non è stato inventato nulla, ma si parla di ottimizzazione di quello che c'è, che già è tanto, che già noi rispetto anche alle altre isole minori, già siamo molto più avanti rispetto alle altre isole minori. Attenzione, questo è importante capirci, perché io conosco la realtà di Vivere, per esempio, dove esiste un ospedale.
ma noi siamo un basso più alto rispetto, e quindi è una cosa importante da considerare anche quello che è stato scritto, sono anche i percorsi. È chiaro che questo poi, un momento, appena avremo il personale, appena avremo, stileremo anche le procedure, cioè il percorso della chirurgia, il percorso della medicina, e in un'ottica di integrazione. È fondamentale l'integrazione ospedale-territorio, come in atto c'è, perché se il pronto soccorso ha bisogno dell'oculista, lo chiama, e l'oculista dal territorio si sposta e gli va a fare la consulenza. Se ha bisogno dell'urologo, l'urologo si sposta e gli va a fare la consulenza. Fondamentale. È fondamentale. Quindi il linguaggio che dobbiamo usare non è un linguaggio di separazione, ma un linguaggio di integrazione, e qua c'è scritto. Come ho voluto io da anni e come nel territorio succede. Quindi il doppio senso di circolazione, cioè il doppio binario, il doppio senso di circolazione. Cioè noi siamo con l'ospedale, l'ospedale è con noi. È chiaro, come ho scritto io, per evitare quelle soluzioni di continuità nei processi assistenziali del direttore, che il quale che cosa porta? Porta a una riospedalizzazione, a un ricovero, oppure un aggravamento della situazione, soprattutto in una realtà dove il tasso dei cronici è molto elevato, visto il tasso di vecchiaia, come ho scritto io, è molto elevato. Quindi bisogna fare particolare attenzione a questa gente, anche perché cadremo non nell'appropriatezza, ma in un ricovero inappropriato, nell'inappropriatezza, è cosa che la legge non ce lo permette, e poi sarebbe un costo per la società non indifferente, perché una cosa è quando ci costa l'aria, una cosa è quando ci costa un ricovero giornaliero in ospedale. Premesso questo, è chiaro che il direttore ha dato largo respiro a quello che sono le nostre intenzioni. È quello che, come diceva il sindaco, nel rispetto dei LEA, attenzione, cioè quindi il rafforzamento del personale è fondamentale rispetto all'attuale situazione. Però il direttore ha detto una cosa, il direttore ha detto una cosa corretta. Noi l'abbiamo messo su carta, nel passato abbiamo tentato tante volte per recuperare il personale. Cioè, purtroppo il problema è che non ci sono specialisti, cioè, abbiamo difficoltà a reclutare specialisti. Ecco perché, come diceva il direttore, dobbiamo rendere appetibile il lavoro nella nostra provincia, e stiamo mettendo a punto una serie di idee assieme alle altre, cioè siamo stati in videoconferenza assieme agli altri responsabili della isola di Minori. Che se l'assessorato lo porta avanti, penso che, dico, io sono per natura ottimista, penso che avremo, cioè le persone verranno a lavorare, anche perché poi nell'isola, il direttore se ne è accorto, nell'isola c'è una dimensione diversa rispetto alla terraferma, tanto meno stress, e poi si lavora con più contatto diretto, cioè io parlo sempre di dimensione meno. Perché nell'isola il concetto dell'umanizzazione è presente, è applicato, e poi per questo quello che ho da tanti anni, sindaco, ho voluto io. Sul personale già ha parlato ampiamente il mio direttore generale, dico, abbiamo toccato tanti punti, cioè non ci siamo limitati in quest'ottica di integrazione, non ci siamo limitati in genere solo all'ospedale, perché è una parte di quello che è la sanità territoriale, ma ci siamo spostati anche in quello che è il territorio, in quello che è la specialistica ambulatoriale, che devo dire, come ha detto il direttore, per esempio, cosa eccezionale, il fatto di avere attivato una chirurgia vascolare qua. Noi abbiamo sceso le liste d'attesa da un anno a meno di 6 mesi, mi pare che i risultati sono no eccellenti. Il fatto che abbiamo già trovato un oncologo che rimane fisso qua, e quindi vediamo le polemiche di gente che venivano, non venivano, se venivano, mi pare che i risultati che si stanno ottenendo sono risultati veramente forti e positivi rispetto al passato. Concreti, c'è la concretezza, c'è risultati positivi. L'ecografo con la morfologica, l'acquisto di tecnologia, la colonna. La colonna è un grande passo avanti, perché abbiamo un chirurgo che la sa fare funzionare. Dico, perché il concetto, come ho detto io nel congresso, nel convegno in videoconferenza per le isole minori,
quello che ci deve contraddistinguere, ed è il messaggio che ho sempre dato alla popolazione, al personale mio, cioè qua tu non puoi schematizzarti, non puoi avere paraurti, qua più cose sai fare, più cose devi fare. Mi spiego, perché il concetto che ci deve portare avanti, l'idea, il valore che ci deve portare avanti praticamente è questo. E vi posso dire che io mi sono trovato con delle persone che sono sempre disponibile, poi lo vedete, se arrivate in ospedale sicuramente, come ha visto il direttore, non è arrivare in un ospedale di Roma o di Milano o di Palermo, attenzione, a Villa Sofia, cioè qua tu arrivi, anche perché nella premessa, se tu ci hai fatto caso, io l'ho definito come un servizio alle famiglie, cioè noi l'abbiamo identificato come servizio alle famiglie, cioè significa una dimensione completamente differente, un impatto completamente differente tra la popolazione e quella che è la sanità. Cioè dobbiamo parlare tutti lo stesso linguaggio, dobbiamo portare avanti tutte le stesse idee, però senza strumentalizzazione e senza attacchi, perché io vedo scritto cose che non stanno né in cielo né in terra. E chiaramente quando ci sono attacchi di questo tipo vanificano tutti gli sforzi, il lavoro che noi facciamo quotidianamente per cercare di portare avanti la sanità in quest'isola e, nel caso del direttore, in tutta la provincia. Comunque, con tutti i limiti che per ora noi abbiamo per il Covid che ci sta massacrando letteralmente. Ma questo, come ha detto il direttore, non vuole essere una giustificativa, ma infatti ci stiamo lavorando. Io credo, Vincenzo, che abbiamo fatto tanti passaggi, ma notevoli passaggi. È bene che la popolazione lo sappia, oltretutto da 16 anni che sono qua la gente mi incontra, io ne parlo con la gente e questo a volte non capisco perché vengano dette determinate cose che poi non risultano a verità. Abbiamo fatto molti passaggi, noi siamo abituati, almeno io sono abituato, anche se sono uno così un poco, dico, siamo abituati a lavorare sempre nel silenzio e con l'umiltà. Quindi però le cose le facciamo, le cose ci muoviamo nel fare. È chiaro che a volte ci sono delle cose che noi ci dobbiamo spostare, che non dipendono dal nostro direttore, ma ci dobbiamo spostare ad un livello più alto, come quello del punto nascita con l'assessorato, con il ministero. Perché il problema del punto nascita non è l'ASP o la messa in sicurezza, cioè è un problema che va un po' più in alto, che debbono risolvere. Dico, per le altre cose l'impegno, direttore, l'impegno nostro è, come c'è stato, cioè, continuiamo a mantenere un impegno forte, non è che l'impegno si rafforza, è stato sempre forte. Ti posso interrompere? Tranquillo, mi sto zitto. No, non ti voglio zitto, ci mancherebbe, non mi permetterei mai. Ma c'è un se mi metto a parlare e stiamo fino a domani. No, però hai detto delle cose che io condivido molto e che probabilmente io non ho sottolineato nel mio intervento, che è stato più, diciamo, un pochino più. Allora, io penso, e per carattere lo metto sempre, diciamo, sono ottimista e sono anche una persona che cerca di costruire piuttosto che, diciamo, andare a vedere. Guardo sempre il bicchiere mezzo pieno rispetto al bicchiere mezzo vuoto. Okay. E io devo dire che a Pantelleria, e non, credetemi, non lo dico, diciamo, per captazio o benevolenze, perché sono qua, veramente quello che diceva il dottor Fazio qui, oltre c'è, cioè, questa integrazione tra ospedale e territorio, cioè noi possiamo mettere per le dimensioni, per la qualità delle persone, per la qualità dei professionisti, per il volume che è limitato di pressione, veramente può diventare un laboratorio di sperimentazione vera di integrazione tra ospedale e territorio. E nel progetto che, diciamo, noi abbiamo elaborato con l'aiuto del dottor Fazio e anche, diciamo, su sollecitazione ovviamente vostra, abbiamo cercato di creare questa integrazione, non di scrivere solamente un documento che rimane agli atti, ma nel concreto di mettere in piedi un modello che poi veramente l'oculista serve, va al pronto soccorso, l'oculista territoriale piuttosto che. E qui ci sono i margini per farlo. Io il messaggio che volevo dare stamattina al sindaco e a tutti voi è che l'azienda realmente vuole investire sulla sanità pantesca. L'ha fatto facendo un programma, l'ha fatto stanziando delle risorse. Io sono convinto che saremo in grado poi di reclutare il personale e ovviamente qui l'obiettivo vero non è tanto scrivere il programma, ma è fare in modo che la gente venga a lavorare qua. Qua io intendo qui nell'isola, ma qui anche nella provincia di Trapani, perché io ho una responsabilità un pochino più ampia.
per me il vero mandato, il vero obiettivo del mio mandato è quello di cercare di, se anche di pochino, ma di far alzare e innalzare il livello qualitativo e rendere più attrattive queste strutture. Perché secondo me un cittadino, che indipendentemente da dove nasce, deve avere, tutti devono avere lo stesso, diciamo, accesso allo stesso livello di cura, di qualità di cura. Quindi io devo, il mio impegno è cercare di innalzare questa attrattività, di portare più giovani medici che vogliono investire sulla sanità locale, magari siciliani, perché è piena, sono piene le scuole di specializzazione italiane, dove ci sono siciliani che vanno in giro per l'Italia a specializzarsi nelle grandi città e poi magari li facciamo tornare qua. Dal punto di vista della politica, di chi fa la programmazione, di chi gestisce, il management delle aziende, c'è tutto l'interesse di investire in tecnologie, in percorsi di crescita professionale, perché se non facciamo questo non riusciamo a invertire. Rischiamo che veramente facciamo i programmi rimangano, indipendentemente dalla volontà o dalla capacità di chi gestisce. Perché io sono amministratore pro tempore, oggi sto io, non aiuto da qualcun altro. Ma se noi non riusciamo a seminare, a lasciare qualche cosa che inverta la tendenza, non riusciremo mai, per quanto possiamo scrivere programmi, farli belli, più o meno perfetti dal punto di vista stilistico. Quindi il mio mandato, che io lo sento veramente come una responsabilità, al di là della gestione ordinaria, è quella di seminare, lasciare qualche cosa che poi possa essere raccolto da qualche giovane medico e sviluppato, per portare qua alcune prestazioni, alcuni servizi che in altre parti d'Italia già ci sono da anni e che nella provincia di Napoli non ci sono. È chiaro però, dottore, che penso che per far sì che un giovane medico possa venire a Pantelleria, penso che dovremmo agire su due cose importanti: l'incentivazione, perché sennò il giovane medico a Pantelleria la vedo anche l'anziano. L'incentivazione, e su questo chiaramente ci state lavorando, sì, so che comunque c'è un progetto importante. E poi il turnover, cioè il turnover, o meglio, dargli la possibilità al giovane medico, più che all'anziano, perché magari l'anziano si ferma volentieri, al giovane medico di andare a fare un refresh magari in strutture maggiori e poi poter ritornare. Questo penso che sia una cosa importante, perché altrimenti fossilizzarli. Qui posso capire che un giovane medico dice: io voglio crescere. Però scusa, permettete il consiglio, perché mi sollecita su cose che io ovviamente sono per me importantissime. Hai detto giusto. Cioè, in sanità, come, cioè non si può, cioè bisogna avere questo aggiornamento continuo, questa formazione continua, guardando alle best practice italiane, ma non solo italiane ma anche straniere, è fondamentale. Quindi per quanto riguarda la direzione, tutti i percorsi di formazione, di aggiornamento, portando sia qui, diciamo, io c'ho in testa alcuni progetti che oggi ancora sono in una fase embrionale, non mi pare di, non è questa la sede per, però sia portando qui le migliori practice, diciamo, italiane su alcune prestazioni che magari non si fanno, perché molta di questa formazione è formazione clinica sul campo con i pazienti, quindi mettere insieme una casistica complessa che magari di persone che sono destinate a fare mobilità passiva, cioè ad andare in altre, a fare turismo sanitario per andarsi a far curare qualche altra parte dell'isola, della regione o dell'Italia, io vorrei invertire, vorrei portare qui, diciamo, operatori riconosciuti a livello nazionale e internazionale che insegnano i nostri facendo quei casi. Quindi c'è tutto questo che tu dici, è fondamentale, quindi non basta portarli qui, ma bisogna cercare di mettere in piedi questi casi. Va bene, Vincenzo, completare. Anche tu. Sì. Io volevo così, altri 3 minuti e completo anche il discorso. Cioè, volevo dire una cosa, andando circa la bontà del progetto che noi abbiamo presentato. Il sindaco ha detto una cosa vera, cioè il progetto è ricco di contenuti, non abbiamo scherzato. Cioè, ci sono tutta una serie di cose da fare e sono state tutte descritte in questo progetto. Perché potevamo pure, direttore, potevamo pure, no, scrivere faccio parole come hanno fatto gli italiani, in Genza, faccio parole e chiudo la luce, no, siamo stati molto descrittivi e molto particolari. Voglio aggiungere un'altra piccola cosa,
Il nostro è un ospedale che proprio per la specificità deve essere necessariamente per affrontare emergenze, affrontare tutto. Io vi posso dire che i colleghi li conosco da tanto tempo e non scherzano. Non scherzano rispetto a bravi colleghi della terra prima, che mi conosco a tutti, tanto di tutto. Non scherzano. I giovani che viene qua, vero che non lo possiamo socializzare, ma qua puoi imparare tantissimo. Affianco a una persona, perché non lasceremo il giovane da solo, lo affiancheremo a una persona di grande capacità, di grande esperienza, perché abbiamo già detto, e l'abbiamo pure scritto, che l'isola ha una sua ben peculiare specificità. Attenzione, quando qua succede un'urgenza, è urgenza, c'è un'emergenza, è emergenza. Se c'è da fare una mizza, bisogna farla in urgenza. Se c'è da fare un cesareo, bisogna farlo in urgenza. Quindi non si può pensare. E sicuramente nel progetto, che ripeto io, lo dico sempre, che è un progetto strutturale, pieno di contenuti, questa cosa è stata descritta, è scritta. La professionale. Non ho altro da dire, vi ringrazio. Ok, io adesso invece passo sulla questione rete ospedaliera. Poi magari diamo la possibilità se vogliono fare le domande. Allora, perché argomenti ce ne sono tanti, questo è chiaro. Allora, la rete ospedaliera che è nata dal decreto, la nuova rete ospedaliera, dal decreto assessoriale dei primi mesi, mi sembra che febbraio 2019, e poi c'è stato l'atto aziendale che è stato approvato dalla conferenza dei sindaci a dicembre 2019, se non ricordo male. Questo qua ha portato, ha messo diciamo, in risalto un vero cambio di rotta, e questo devo dare atto al governo regionale, cioè al fatto di effettivamente calare qualcosa che sia positivo rispetto ai disastri fatti dal precedente governo regionale, che ha tantissimo, ma anche dagli altri, perché la sanità, qua ci metto un po' di politica se permettete, la sanità siciliana, non solo pantesca è quella che sicuramente è quella che sentiamo noi, quindi la distruzione alla fine, perché quello era il percorso. Poi, dottore Fazio, sentire qualche assessore regionale del passato alzare gli scudi e difendere, non faccio il nome se no magari si offende, e difendere e dire che questo non viene fatto nulla e quant'altro, questo mi fa venire i brividi, come diciamo noi qua a Pantellerina, rizzare i carmi. Comunque, dopo questo piccolo inciso, la rete ospedaliera, io dal primo momento che l'ho vista, ho visto questo cambio. Noi nel 2018 avevamo 16 posti letto, con la nuova rete ospedaliera arriveremo a 30. Quindi 14 posti letto in più. L'assessore Razza, nell'incontro che abbiamo fatto il 15 settembre, ha dato mandato a lei, era lì con me, dottore, dicendo: andiamo avanti, anche se noi ancora non abbiamo ratificato l'atto aziendale fatto e approvato, andiamo avanti per cercare di fare tutti i passi necessari, chiaramente, per aggiungere i posti letto, che non è giusto aggiungere i posti letto, ma andare a mettere il personale pure, che nel progetto è indicato precisamente, quindi i vari medici. Quindi volevo capire, da questo punto di vista, oltre al fatto di quello che è indicato nel progetto, cosa l'ASP, cosa l'azienda sta facendo per fare questo passaggio in attesa della ratifica dell'assessore. No, scusate, anche qui sono stato probabilmente un po' troppo frettoloso, sì, prima nella spiegazione. Allora, siccome giustamente diceva lei, sindaco, la regione, in quella riunione, ma anche diciamo, in separata sede, ci ha sollecitato a dare attuazione alla nuova rete ospedaliera, alla nuova, sì, configurazione organizzativa dell'ospedale dell'isola. E questo materialmente che cosa ha determinato? Ha determinato che noi abbiamo presentato un piano dei fabbisogni del personale necessario, perché per attivare quelle strutture che sono previste dal nuovo atto aziendale, dalla nuova rete ospedaliera, ovviamente abbiamo bisogno anche più di personale, perché se no rimane una cosa sulla carta.
e a stralcio, cioè quindi anticipando i tempi ordinali della programmazione delle aziende sanitarie della regione, ha chiesto a noi, ma l'ha chiesto anche, diciamo, a tutte le altre ASPE che hanno situazioni di isole minori, un piano dei fabbisogni che già ci ha autorizzato, che sostanzialmente è quello riportato nel progetto, perché noi con il progetto abbiamo sintetizzato quello. Quindi questo vuol dire che noi siamo già in grado come ASPE di attivare le procedure amministrative, siamo autorizzati, anzi abbiamo il dovere di attivarle. Quindi noi ci stiamo muovendo, cioè l'iter amministrativo è iniziato. Okay. Ora io mi prenderò anche l'impegno, perché penso che questa era una cosa che lei aveva sollecitato, di magari fare un aggiornamento rispetto a quel piano, ecco, sempre col Covid permettendo, però noi comunque io ho dato il mandato ai miei uffici, agli uffici amministrativi, di iniziare tutte le procedure per realizzare quel personale. Ok, io ho risposto. Sì, va bene. Allora, sicuramente l'argomento ultimo per poi chiudere il discorso è il punto nascita. Però ci siamo lasciati per ultimo. Magari se il comitato ha qualche domanda da fare, da porre, noi così introduciamo il nostro lavoro. Allora, innanzitutto vi ringrazio oggi per la vostra presenza, finalmente. Riguardo tutto quello che la mia è costante, dottoressa, la mia è sempre qua, la mia è costante, ci vediamo spesso. È la mia, è tutta provincia. Infatti abbiamo già avuto modo di parlare, eravamo già un po' a conoscenza di tutto quello che ovviamente voi avete il vostro ruolo, appunto. Io come ruolo da cittadina chiaramente ho una visione diversa da quello che voi avete. Giustamente il dottor Fazio diceva ci stiamo impegnando a portare tutte le modifiche possibili, come l'oncologo, così come tutto il resto. Chiaramente dal punto di vista dell'utenza queste cose sono viste in maniera diversa, ovvero già dovevano essere garantite da Ilio Tempore, però noi possiamo solo che prenderne atto ed esserne contenti che finalmente l'azienda sanitaria si stia conformando ad apportare i nostri diritti. Altra questione, appunto, vi siete lasciati per ultimo il punto nascita, che è il motivo per cui nasce il nostro comitato. E le risposte che noi ci aspettiamo... Sull'ondologia voglio rispondere questa cosa del passato. Ok. No, sappiamo che già c'erano gli oncologi, però la richiesta del territorio... Sì, c'era perché sennò la gente a casa... Volevo chiarire proprio questo punto, proprio per evitare poi eventuali polemiche oltre questo incontro qua, quindi ce lo diciamo adesso. Dica quello proprio perché voi avete il ruolo, io il ruolo da cittadina, per capire le parti... in campo, appunto, per tornare al discorso di prima. Riguardo il punto nascita, noi sappiamo che un nodo, questa è la risposta che noi appunto vogliamo avere per capire anche in che maniera possiamo come società civile essere utili a portare avanti un risultato per il nostro territorio. Il nodo che noi abbiamo individuato si tratta proprio di ok fondi, ok tutto quello che ci può essere di fondo, cioè l'ammortamento, l'immissione dei requisiti, il rispetto appunto dei requisiti LEA, e giustamente anche noi come utenti, come clienti, visto che parliamo di un'azienda, vogliamo partorire in sicurezza per noi, per i nostri bambini e per tutti quanti. E sappiamo che c'è l'esistenza tramite il percorso nascita nazionale che si accerta che questi requisiti vengano mantenuti nel tempo all'interno dei punti nascita. Sappiamo che bisogna ha il compito di compilare questa checklist, perfettamente, tant'è che ce l'abbiamo, nel senso che sono documenti che conosciamo. E sappiamo che c'era un altro punto però da compilare, un'altra questione, ovvero il famoso cronoprogramma che però sappiamo non essere stato mai presentato. Quindi noi supponiamo che sia stato questo il problema, ovvero in mancanza di un cronoprogramma che comunicasse alla Regione l'intenzione della ASP di rientrare e quindi di progettare l'integro dei requisiti LEA. Venendo a mancare tale documento, il percorso nascite regionale e poi quello nazionale
viene meno alla deroga, perché se non c'è intenzione, da quello che abbiamo interpretato noi, quindi il confronto che noi chiediamo oggi è proprio su questa base, perché non c'è stato questo passaggio, se potete spiegarcelo, e quali sono i passi che si possono fare, voi come azienda potete fare per implementare i requisiti in maniera tale che si torni a nascere a Pantelleria. Grazie. Sì, un'altra domanda che quella sente Pantelleria vuole nascere. Pantelleria vuole nascere, sì. Intanto vi ringrazio anche da parte mia della vostra presenza e dell'opportunità che ci avete dato per poter partecipare anche come ascoltatori, anche adesso in modo da poter fare anche qualche domanda. Adesso il vostro progetto è un bellissimo progetto. Però avete detto già chiaramente ci vogliono i tempi. Noi adesso ci siamo, siamo in un punto a dire adesso noi che facciamo, nel frattempo cosa facciamo? È il caso magari di riprendere il discorso del doppio binario, della turnazione, dei medici, per quanto riguarda proprio il punto nascita, c'era la turnazione dei medici che garantivano sempre la sicurezza del reparto. E due medici qua e altri due che venivano settimanalmente. È possibile riprendere questo percorso in modo da garantire il servizio già da ora? Grazie. Rispondo, provo a rispondere io, diciamo, queste sono situazioni che ormai provengono da alcuni mesi, da appena mi sono insediato. Il problema dei punti nascita adesso è un problema non solo dell'isola di Pantelleria, ma un problema che riguarda, lo dico più che altro, le signore, le dottoresse lo sanno perché sono, diciamo, molto ferrate, ma magari chi ci segue sui social magari non tutti sanno che in Italia c'è stata, diciamo, la previsione a livello nazionale, normativo nazionale, di tutta una serie di indicatori di sicurezza per tutta una serie di volume di volumi e di standard di sicurezza per garantire che la nascita di un parto sia un evento in piena sicurezza sia per la mamma sia per il nascituro, per il bambino. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che a livello nazionale sono stati definiti degli standard anche in termini di volumi di parti annui sotto i quali, come mi pare aver capito da uno dei due interventi, le deroghe sì sono ammesse, ma sono ammesse, diciamo, in maniera proprio molto molto stringente. Ovviamente sotto un certo, l'idea che sta sotto è sotto un certo numero di parti anno non c'è l'expertise, non c'è una, diciamo, un impianto organizzativo tale da garantire la piena sicurezza o per la mamma e per il nascituro. Quindi sono stati definiti a livello nazionale appunto degli standard. Ovviamente il numero di parti sull'isola è un numero di parti molto al di sotto, diciamo, di questo cut-off che è stato individuato a livello nazionale. E io penso perché questo è il motivo per cui è stato chiuso il punto di nascita all'inizio del 2020, quando è stato questo. No, è una storia che parte da lontano. Io l'ho visto in altre regioni, ma il tema è sempre lo stesso. A livello nazionale si è detto che i punti nascita sotto un certo volume non possono stare in piedi perché non garantiscono, non tanto per ragioni economiche, sgombriamo subito qualche aspetto, arrivo a quello che vuole, che lei ha detto, se ho capito, non tanto per, ma lo spiego soprattutto per la gente che segue. Non tanto per ragioni economiche, qui non è solo un problema di ragioni economiche, di mettere in piedi un'organizzazione per un certo numero di parti limitato all'anno, non è questo. L'intenzione di chi ha fatto quegli standard è un'intenzione più diciamo sul pensante della sicurezza e della qualità delle prestazioni, perché un atto medico, un qualsiasi atto medico, ovviamente sotto certi volumi diventa un atto che si fa in un contesto che non c'ha expertise, non c'ha competenza, non c'ha. E quindi all'aumentare del volume di attività, il retropensiero è che all'aumentare del volume di attività si creano condizioni di maggiore esperienza degli operatori, di maggiore sicurezza organizzativa e quant'altro. Quindi stare con un certo numero di parti, che sicuramente, io penso nella vita di Pantelleria, che ci rinasceranno 50 bambini l'anno,
su 7700 si fanno 20 parchi, 20 parchi circa. Le nascite 20 sulle, sulle, sull'ospedale, poi 60. Io voglio fare un po' lo scenario. Ma perché 20 sulla, sull'ospedale? Sì, perché si fanno con gli abbassoristi. Sì. Con il bassorista la maggior parte. Voi siete, se, non, se non ricordo male, ho letto le statistiche Istat, sono 7700 cittadini circa residenti a Pantelleria, con un numero di nuovi nascite inferiore ai 50 l'anno, insomma, con un ordine di grandezza e sorpresa. Più o meno sono, di, sono una sessantina. Vabbè, io ho letto un Istat probabilmente di qualche anno. Allora, detto questo è il motivo vero è, diciamo, la sicurezza degli atti che si compiono dentro l'ospedale, e il parto è un atto, diciamo, sanitario importante e anche delicato per certi versi. Detto questo, devo dire un'altra cosa prima di entrare, diciamo, nel... Oggi non è vero che non sono garantiti i parti in urgenza a Pantelleria. Io penso che anche diciamo, la storia, diciamo, sua personale, di questo bellissimo bimbo che ci ha presentato prima, cioè, ovviamente se c'è un'urgenza, l'urgenza ostetrica, l'urgenza viene garantita, non è che le persone vengono... E noi ci chiediamo perché non potrebbe esserlo di routine se l'emergenza è garantita. Aspetta, no, però questo io lo voglio dire, perché sennò sembra che non si, a Pantelleria non si nasce, uno deve nascere chissà dove. L'urgenza ostetrica è garantita, come tutte le altre urgenze sanitarie sono garantite sull'isola. Dopodiché la rete ospedaliera regionale, in conformità a questa indicazione nazionale, ministeriale, che ho cercato di spiegare a parole mie, che probabilmente sono poco chiaro, ha similmente in tutte le altre regioni d'Italia, cioè non è un fatto che riguarda Pantelleria o un fatto, probabilmente il tavolo nazionale non ha consentito, non ha previsto l'attivazione di questo, la disattivazione di questo proprio per quello che dicevo io, per standard di sicurezza. Dopodiché io capisco che c'è questa esigenza e questa istanza che anche voi state portando avanti in maniera forte. Ovviamente la programmazione regionale per il momento ha previsto questo, mettere in piedi, riattivare il punto nascita in questa fase, soprattutto io lo dico dal mio punto di vista, che sono l'esecutore di un piano, di un programma di rete ospedaliera che ovviamente io contribuisco a disegnare, anche se sono arrivato dopo approvazione, però riattivare questo in questo momento richiede probabilmente, non è pensabile, io lo dico obiettivamente, non è pensabile nel breve periodo pensare di attivare, diciamo, tutta la scelta Pantelleria. Io devo avere la certezza che siano rispettati i requisiti strutturali e gli standard, non è previsto. L'interlocuzione con la regione, col sindaco siamo andati più volte in regione a parlare anche di questo, non c'è una chiusura, diciamo, so che ci sono gli incentivi, poi va bene, questo è un altro aspetto, cioè poi c'è tutto un sistema di incentivazione che la regione ha messo in piedi, l'assessore è molto sensibile su questo, aveva anche preannunciato che c'era la possibilità di accrescere l'incentivo, che mi pare che oggi siano 3.000 euro e portarlo, diciamo, e incrementarlo. Io vorrei che si uscisse però da una logica di presa di posizione solo tu pure, questo lo dico perché tutte queste istanze che sono legittime, ci mancherebbe in linea generale, però rischiano di affaticare un'interlocuzione con le strutture sanitarie che probabilmente l'urgenza viene garantita. Iniziare a ragionare sul parto programmato, farlo a Pantelleria, vorrebbe dire in questo momento appesantire, sempre che sia approvato, perché le ripeto, c'è un'indicazione ministeriale ben precisa, ben forte, a cui la regione non ha potuto che, diciamo, adeguarsi. In questo momento io non la vivo con una priorità, non lo dico, me la prendo io la responsabilità, non la vivo con una priorità della sanità provinciale. Lo so che il sindaco la pensa diversamente, voglio fare un chiarimento su questo. La stessa cosa, dottore, che io ho detto là nel tavolo, nell'incontro con l'assessore. Va bene tutto, però c'è, secondo me, un qualcosa che non viene più considerato e che ai noi dobbiamo considerare. C'è un decreto ministeriale che fa sì che Pantelleria
a noi non frega quanti parchi ci possono essere, ma il decreto ministeriale lì che lo dice chiaramente che Pantelleria deve avere il suo punto nascita, perché dista, è una delle regole basilari, cioè la regola fondante per la quale nel 2015 il Comitato Percorso Nascite Nazionali ha dato parere favorevole alla deroga a Pantelleria. Questa è regola fondante. Se c'è una distanza di 90 km dal primo punto nascita, Pantelleria deve avere il suo punto nascita. Quella deroga, che possa dire l'assessore Razza, il suo entourage, il direttore La Rocca, quella deroga a livello nazionale, a livello di Comitato Percorso Nascite Nazionali, non è morta, è morta per la regione siciliana. Questo bisogna essere chiari. La regione siciliana ha deciso che a fine dicembre 2019 il punto nascita a Pantelleria, con l'atto assessoriale fatto a febbraio 2019, che il punto nascita a Pantelleria doveva morire. Questo è. Però in realtà io sono andato a Roma, ho parlato col comitato, con i dottori del Comitato Percorso Nascite Nazionali, che loro, che ripeto, danno un parere, non dico non autorizzano, danno un parere, quindi il parere non è autorizzare, e questa è un'altra, perché non è un'autorizzazione che deve dare il Ministero, deve dare un parere. E il Comitato Percorso Nascite Nazionali, davanti al DM75 e di fianco la geografia della Sicilia e di Pantelleria, non può che dire sì. Però poi tutto il resto, che sono andare a fare in modo che l'accordo Stato-Regioni del 2010 venga rispettato alla lettera, quindi gli standard di sicurezza, tecnologici, organizzativi e quant'altro, non è compito più né del nostro distretto dell'ospedale, né del governo nazionale, ma dell'assessorato con l'ASP, che lei presiede, con l'ASP, per cercare di fare in modo che questi standard vengano rispettati. Poi io sono il primo a dire, e lo dico con forza, che a Pantelleria si deve nascere in sicurezza, non possiamo nascere così, vabbè, come viene, perché bisogna dirlo, dottore, con chiarezza, fino a quando non hanno chiuso il punto nascita, la sicurezza non era garantita, diciamolo, usciamo da tutti i discorsi che possiamo fare, perché c'era il discorso del doppio binario, c'era il discorso di qua, di là, però quelle che erano le caratteristiche previste nel DM, nell'accordo Stato-Regione, non c'era. E su questa dicotomia che si è andata avanti è arrivato qualcuno che ha deciso a dicembre 2019 chiudiamo il punto nascita. Perché? Perché prima non rispettava quelle che erano gli standard previsti all'accordo Stato-Regione. Quindi dobbiamo capirci, questo lo dico così in maniera franca. Qua o modifichiamo la norma e ci agganciamo alla balduzia, allora dobbiamo stare zitti, non possiamo dire nulla, oppure finché c'è quella norma, e il DM75 nasce dal balduzzi, dando la possibilità delle deroghe, finché c'è quello, Pantelleria deve avere il punto nascita. E io personalmente, come anche loro, come vi ho detto sempre, io mi batterò per questo. Cioè, io sono contento di questo, per me questo è un risultato enorme che dobbiamo chiaramente concretizzare prima possibile, ma la questione punto nascita rimane aperta, per me rimane aperta. Ma okay. Deve aver capito che l'ASP non ha intenzione di investire. No, non è vero, non ho detto così. No, per capire, te lo chiedo, approfitto della presenza. Forse sono stato questa oretta e mezza che abbiamo passato assieme, forse sono stato. Cioè, l'ASP non solo ha intenzione di investire, già lo sa. Ma di investire sul punto nascita, sottolineo. Non è che non ha intenzione di investire sul punto nascita, l'ASP già deve garantire la sanità in sicurezza, le prestazioni in sicurezza. Oggi si nasce in urgenza, in sicurezza, e questo per me è fondamentale. Dopodiché. Io raccolgo la sollecitazione del sindaco, che non è solo di stamattina, ma su questo è un tema che ci sta pungolando
e anche la vostra sollecitazione. Sarà diciamo, un modo di confronto, un argomento in cui io cercherò di approfondire con la Regione, ma la mia personale convinzione, e non lo dico per diciamo, fare il gioco di squadra con la Regione che mi ha dato l'incarico, ma perché io condivido che non si può aprire un punto facile se non ci sono le condizioni di sicurezza. E siccome creare le condizioni di sicurezza, come diceva bene il sindaco, che vedo che è diventato più esperto di me, ci vogliono requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. In questo momento di grande affaticamento organizzativo, di grande sto dicendo che questa è una cosa in più, che se vogliamo stare qui a fare il discorsetto, diciamo che poi che per me, io dico che in questo momento è un aspetto difficile che va approfondito, che, sul quale io da parte mia, io sono l'amministratore di un'azienda, non è che ho disegnato io la rete ospedaliera o ho fatto la norma Balduzzi o la decreto ministeriale 70 del 2015, cosiddetto di Unione Insieme. Noi dobbiamo, prendo atto di quello che ha detto il sindaco, che c'è una deroga per Pantelleria, che io sinceramente è stata fatta scadere. Scadere, non era manco scaduto, non è stata si è deciso che doveva scadere. Io vado alla sostanza delle cose, sì. Per carattere vado alla sostanza. Oggi tutto quello che viene fatto a Pantelleria viene fatto in sicurezza. Sicuramente i parti programmati oggi non sono previsti a Pantelleria e una cittadina pantesca deve programmarselo sulla Sicilia, sull'isola maggiore. Capisco che è un'istanza del territorio forte, perché ovviamente il fatto di nascere probabilmente è un evento che lega molto rispetto al territorio. Ma non rispetto allo stato di benessere della gravida, che dovrebbe essere sancito pure dalle linee guida della OMS, perché una gravida all'ultimo mese di gravidanza. Non so se si sente a casa. Ma lo sanno già tutti, perché è condivisa l'idea. Una gravida che all'ultimo mese di gravidanza è costretta a trasferirsi maggiormente da sola, pochissimi familiari a seguito, nel periodo proprio più delicato, proprio non rispetta per niente. Su questo abbiamo partecipato a una riunione con l'assessore, che c'era stata un'apertura di incrementare anche gli incentivi economici. Ma l'incentivo economico mai può sopperire al disagio che una gravida vive. Io rimarrei su questo punto, economico, psicologico, motore, il problema è che io sono un padre, come sicuramente sì, cioè, figlio anch'io. Non ho partorito io, ma ho partorito qui. Io posso solo immaginare in periodo Covid, perché questa è la realtà, è quello che si chiedeva, di continuare come abbiamo continuato fino a fine gennaio 2020, alla fine di continuare ancora, no, fine febbraio forse, fine febbraio programmare 2020, quelli a basso rischio. Di continuare ancora, perché non è che l'avevano a un certo punto a fine febbraio 2020 l'ostetricia è scoppiata, era sempre lì, uguale, identica, perfetta. Quindi io dico che non è sensibilità quella di permettere e far sì che una mamma alla 37esima settimana, in un momento di emergenza come quello Covid, metterla nell'aereo, farla arrivare a Trapani. Il rischio del contagio è un rischio importante, ma è l'ultimo dei problemi, perché una mamma è costretta ad andare in ospedale e stare da sola. Io penso che in una situazione di normalità già questo è un peso, però c'è il marito, c'è la mamma, c'è la suocera, è in famiglia, c'è tutto. È nella famiglia. In un periodo così, avendo un ospedale che reparto ostetricia che non è cambiata assolutamente nulla, mi conferma dottor Fazio? Tuttora, perché ci sono cambiato. Forse avevano cacciato le due ostetriche. Però sì, l'ha detto lei prima che non era fatto in sicurezza. Sì, però ho capito, ma se lo abbiamo fatto, manteniamolo almeno per tutto il periodo di emergenza. Lo abbiamo fatto, se lo abbiamo fatto prima lo facciamo ancora adesso, non è successo nulla, lo manteniamo per tutto il periodo di emergenza e dopodiché ci ragioniamo. Invece questa cosa non è stata fatta, mi scusi se lo dico, perché questa è una cosa che mi è stata cattiveria pura, io lo dico, è stata, questo lo dico io, me ne assumo la responsabilità, è stata una pura cattiveria, perché fare quella cosa nel momento in cui si entrava nel lockdown non può essere, poi
tutti i ragionamenti si possono. Comunque usciamo da là, usciamo da questa abbiamo cosa. Capito qual è la questione. Io devo dire, sì. Adesso ho capito il tema e cercheremo anche di, nelle prossime settimane, di approfondirlo anche dal punto di vista tecnico, perché mi interessa più la parte tecnica. Sì. Parte. Però devo dire che, non lo dico veramente per fare il gioco delle parti, però dall'assessore Razza, dal Dipartimento della Salute sull'ospedale di Pantelleria, di tutte le isole minori, ma in questa fase io sono bombardato, diciamo, e sollecitato a fare tutto quello che può fare l'ASP per potenziare i servizi e per dare una sanità veramente di livello. E questo piano che abbiamo scritto qua, sindaco, è un piano che non c'ha neanche, non lo dovrei dire, no, perché poi sollevo altre, non lo diciamo, cioè in deroga e anticipato rispetto a tutto il resto, quindi no, ma adesso la responsabilità è solo mia, nel senso di riuscire ad attuarlo in tempi. Ma guarda, io dico anche una cosa in più. Se noi questo progetto, questa cosa la portiamo avanti e effettivamente si va a costituire una cosa del genere, io vedo molta luce per il punto nascita, sinceramente. Questo glielo dico. È chiaro che è chiaro, ecco, perché questo, va a diventare questo ospedale, quindi io la fiducia ce l'ho. È chiaro che se noi saremo in grado di. Perché ci sono più figure, sì, si potrebbe mantenere un H24 diversamente. Cioè io vedo questo se progetto. Se noi riusciamo a reclutare queste risorse del in maniera positiva, questo sì. Grazie, allora, sindaco, grazie a voi, anche alle mamme. Grazie. E ci aggiorniamo, io tanto col dottor Fazio, visto sempre alle calcagna. Dottor Fazio, quindi qualsiasi cosa eventualmente noi parliamo.